fatto da essere me stesso e ho tirato fuori quello che devo dire fuori, fino a questo punto qua. Questi, insomma, cioè, sì, sono, sì. Ricordiamolo ancora una volta, che sono gli ultimi album, questi che sono usciti quindi negli anni, diciamo, del nuovo millennio, e sono Il rovescio della medaglia, questo è Micro Storie, che è una raccolta... No, sono song fatte da me, scritte da me, con i testi scritti da me. Adesso nuove, quindi, queste? Sì, tutta nuove, roba nuova, okay. Tutta roba nuova. E poi c'è, diciamo, Tripod Domestic. E questa è da sorpresa, perché è musica prog, però non è musica prog di oggi, è di domani. Ah, quindi c'è, cioè, nel senso, viene da quella storia degli anni 70, sì, sì, poi è stata scritta negli anni 2000, ma in prospettiva del futuro. Ma non lo dico io, ma hanno detto. La critica, cioè, nel senso musicale. Sì, ha detto, ma infatti il maestro che orchestra, dell'orchestra... Ecco, parlaci un po' di questi lavori, va. Il maestro d'orchestra qua era Alexander Frey, sì. Che era l'allievo di Bernstein. Lui ci ha fatto l'orchestra. Italiano? No, americano. Americano. E abbiamo registrato l'orchestra come gli avevo dato le parti, perché io scrivo tutte le parti, di tutti. E poi l'artimesi. Quindi vi conoscevano già voi? No, lui non mi conosceva. Lui mi conosceva perché lui viene dalla musica classica, fa la musica classica, va bene. Io ho fatto fa questa parte. Quando gli ho mandato il disco, mi ha detto: io musicista rock così non l'ho mai sentito, è una cosa eccezionale. A me mi si è fatto il cuore così grosso, chiaramente, voglio dire. Quindi la musica che sta qua, c'è una suite di 16 minuti che esprime il vecchio e il nuovo rovescio e quello che verrà. Questa è una cosa, insomma, esatto. Stupenda anche per la musica italiana, sì, sì. Perché cioè stiamo a dire, nel senso che siamo apprezzati quindi dal tempio, insomma, della musica che in America, infatti, insomma, io sono rimasto stupito, però vabbè, insomma, e i musicisti che hanno suonato in questi album? Allora, questo qua, allora, Micro Storie, c'è la voce, grande voce di Roberto Tiranti, qui c'è Cristiano Michalizzi alla batteria, Gian Nicola Iacomo al basso, che era l'ex bassista del Banco. Il Banco, e quindi c'è, cioè, poi vabbè, Michalizzi, insomma, suonato con tutti in Italia. E poi ci stanno i fiati, l'orchestra, vabbè. Che sono musicisti americani? Insomma. No, questi sono italiani. Ah, italiani? Tutti, quindi, bravi, però. Tutti professionisti. Tutti professionisti, sì, sì. Italiani. Qua invece c'è il bassista che è brasiliano, Fernando... Qua. Che mi ha fatto tutte le cose gratis, bravissimo. E questo di Roma? Cioè, nel senso... No, questo è brasiliano. Ah, brasiliano! Io gli ho mandato la roba, lui l'ha guardata, l'ha eseguita, ci ha messo qualcosa di suo, l'ho montata. Bassista, qua dentro. Sì. Qua dentro c'è pure. Poi? C'è pure John Macaluso alla batteria. Macaluso, insomma, certo. Sì, sì. C'è Gio Macaluso, sta qua a Roma Nord. Gio Macaluso alla batteria. Alle tastiere, le tastiere me l'ha suonate quello che gli avevo scritto io, Rino Amato, e quindi è un amico, ok, che è pure lui un compositore che controlla tutte le parti. Vabbè, insomma, adesso sto preparando un nuovo lavoro. Ecco, dice sono nuovo lavoro. Un nuovo lavoro, però che è differente da queste due cose qua. Questo, diciamo, la matrice è sempre comunque il rovescio della medaglia. Rovescio della medaglia. Rock prog, un po' sinfonico, però proiettato nel futuro. Io faccio quello che mi sento. Certo. Questo è quello che mi sentivo, come allora, quello che mi sentivo ho fatto, questo mi sento. E farò così sempre. Perché ho capito che è l'unica strada che ho è questa. Prossimo lavoro? Il prossimo lavoro, ho un'ora e mezza più di musica e quindi devo vedere, scegliere i pezzi per fare un album o fare direttamente tre album e sentire un attimo la Sony, perché questi sono dischi della Sony. Sì. Ecco, e quindi ho una relazione con la Sony, sento che cosa mi diranno,
se gli va bene o gli va bene, poi purtroppo dopo. Questo c'è, no, bene, c'è una, no, no, mica perché c'è sempre no, una multinazionale. Ma io non mi sto proprio a preoccupare, perché come ti ho detto, sì, quest'angolo è libero, me e stesso. Tu, ecco, basta che non mettono, precludono le storie, no, poi no. Cioè, e quindi sempre il genere è sempre proiettato il futuro, come sì, lo sì, vedi. Cioè, c'è sempre rock, prog, quello che voglio quello dire, che ti piglia là, certo, cioè, nel senso, certo, al momento. Certo. E allora... Poi che vuoi sapere? È quello che sei, cioè, nel senso, io cioè nel senso, mo un pensiero che ci avevo rispetto per esempio al fatto dell'America che noi, cioè nella nostra cultura musicale italiana, anche rispetto alla chitarra abbiamo dato molto, perché la chitarra, cioè nel senso, nell'Ottocento veniva suonata, quindi veniva anche prodotta la grande biglieria, che poi insomma si è evoluta in elettrica, quello è merito del multiculturalismo. Allora, in aggiunta per questo disco qua, di Tribal Domestic, questo è stato fatto, il missaggio a Los Angeles, è stato fatto. Poi, in aggiunta a quello che dici dei chitarristi, della chitarra, tu devi sapere che io abitavo a Monte Mario, abitavo vicino all'ospedale San Filippo Neri, dove c'era quello che suonava Tamping, ormai un dottore. Quello che il video in televisione, sì, esatto, autodidatta, esatto, che faceva il tapping all'epoca, esatto, negli anni 60. Esatto. Già allora ci facevano queste cose. Cioè, nel senso, quindi per dirti che voglio dire in Italia, cioè nel senso artisticamente non ci può di niente, no, nessuno. No, no, c'è sta sempre qualcuno che va oltre. Ecco, l'unica cosa che secondo me ci avevamo bisogno era di lasciarci stare di più dal bigottismo che dicevamo prima, più liberi all'epoca, perché sì, forse avremmo dato di più musicalmente. Sì, sì. Se avessimo trovato delle produzioni, no, non tanto non produzioni, ma dei manager che erano più attenti all'artista più che alle serate per guadagnare soldi, era meglio. No, quindi non manager, ma cioè, la gente, come dicevamo prima, ma secondo me se invece de menasse, capito, tra poliziotti e i movimenti negli anni 70, uno invece suonava di più e esprimeva la propria arte libera, cioè senza stare sotto la cappella del Papa, del re o dei fascisti o da reazione, noi avremmo dato molto di più, perché voglio dire, la chitarra, come dicevamo prima, cioè la liuteria italiana è stata una fondamentale. Paganini era un chitarrista pure, non virtuoso, ma era un chitarrista. Sì, però col violino era meglio conoscere. No, col violino era, diciamo, era Hendrix dell'Ottocento, però uno dei primi rocker, dicono, della storia. È vero. E vabbè, allora, cioè, nel senso, fa un saluto come vuoi, insomma, che chiudiamo questa intervista qua a Torrita di Berina, sullo sfondo, mo faccio pure uno zoom, della Valle del Tevere. Vai, pensa come chiudere. Io devo ringraziare direttamente voi. Gli Elettri TV. Elettri TV, giustamente, di questa bella intervista e anche del bel paesetto che c'è stato, quindi è diciamo caratteristico, cioè Torrita di Berina, cioè, è uno scrigno sulla Valle del Tevere. Adesso facciamo uno zoom qua sulla riserva Tevere Farfa e sullo sfondo di Monte Rotondo ci abbiamo. Ci abbiamo da Fiano Romano, ai Castelli, che oggi c'è stato lo smog di Roma, purtroppo, fino insomma a Monte Rotondo e a Roma Nord. E quindi ci lasciamo con queste immagini e tra poco al Casale Elettrico Enzo suonerà un pezzo del rovescio. Un'improvvisazione breve, qualche cosa che può far piacere. Però certo, ci potevi mettere il motorino per ricavare.